Ciao a tutte, c'è un'enorme incomprensione su quello che è la difesa personale, su come vada allenata e che cosa possa dare. E questa incomprensione si moltiplica per 100 se parliamo di difesa personale pensata specificatamente per donne. Generalmente che cos'è? Com'è che viene descritta? Viene descritta come una serie di mosse per abbattere un ipotetico aggressore. E ovviamente le donne sanno benissimo che è un po' difficile, un po' utopistico che una donna di 50 kg riesca ad abbattere a pugni un uomo magari di 70 o 80 kg. Accade generalmente solo nei film. Per darti un'idea di quanto la difesa personale sia fraintesa, puoi far riferimento a quello che è il principio generale della difesa personale per civili. Il focus nella difesa personale è vincere la situazione e non vincere l'aggressore. Certo, alle volte può capitare anche questo, ma non è un elemento fondamentale, è al limite una conseguenza della nostra azione. Questo è estremamente importante perché una volta che noi reindirizziamo il focus correttamente, siamo effettivamente in grado di vincere una situazione e abbiamo molti più strumenti per farlo, e in questo le donne sono maestre. E quindi sicuramente hai bisogno di un percorso che sia diverso da quelle pallosissime lezioni in cui fai delle tecniche a vuoto e poi le provi sperando che, mio Dio, se avrò proprio bisogno riuscirò a farle funzionare. Ti tolgo il dubbio, non funzioneranno. E non funzioneranno semplicemente perché se il tuo cervello non è addestrato in un determinato modo, semplicemente non le attiva. E quindi qual è il percorso? Il percorso è un percorso che parte dalla mente, parte dal riconoscere quali sono i meccanismi che creano un blocco, una situazione di aggressione, anche verbale, e li disinnescano. Considera il cervello come diviso in tre parti: una parte molto evoluta, razionale, una parte emozionale che ci consente di provare empatia, che per esempio abbiamo in comune con i mammiferi, e una parte primitiva che è quella che è deputata alla nostra sopravvivenza. Questa parte ce l'abbiamo dall'origine praticamente della razza umana e ancora funziona in situazioni di alto stress. Sfortunatamente funziona e è ancora tarata su quelli che erano i meccanismi antichi che funzionavano sui grandi predatori, per cui immobilizzarsi per mimetizzarsi da un grande predatore era una cosa perfetta, ma adesso immobilizzarsi nei confronti di un'aggressione da parte di un altro essere umano non è la cosa migliore da fare, chiaramente. Ma il problema qual è? Che se non si capisce come sbloccarla, se non si capisce come gestire i nostri livelli di stress, questo accadrà inevitabilmente, con buona pace di tutte le tecniche super potenti, super micidiali che avrei potuto imparare in qualsiasi corso di difesa personale. Sembra semplice? È semplice, ma non è semplice allo stesso tempo, nel senso che un percorso che abbia senso deve lavorare proprio su questi meccanismi di bloccaggio per sbloccarli. In verità si tratta un po' come di trovare una pepita d'oro. Una volta che ce l'hai, hai capito tutto e sembra anche semplice, ma per trovarla devi setacciare un sacco di sabbia oppure scavare un sacco di roccia. Ed è per questo che il corso che stai guardando e che ti sto presentando è un corso che ogni volta è diverso, perché è basato su quelle che sono le necessità delle persone. Il meccanismo che utilizziamo non è solo quello del Krav Maga per quanto riguarda l'aspetto tecnico didattico, e l'altro è un percorso che si basa su quelli che sono i principi del coaching. Ecco perché ogni percorso è diverso, perché si parte da quelle che sono le necessità delle persone, le vere e proprie paure delle persone partecipanti, e attraverso un percorso psicofisico si porta le stesse persone a comprendere queste paure, risolverle e a cavalcarle, perché la paura, sappiate, è un meccanismo di difesa e può essere il vostro miglior alleato se sapete come usarlo. Non ce la faccio con lo scheletro a fianco. Ok. La cosa che io ho sempre adorato delle donne è che sono estremamente pratiche. E questa cosa, quando ho iniziato a fare arti marziali, che ero un ragazzino, me l'hanno sempre fatta notare. In verità, non in modo molto diretto, ma se fossi stato un po' intelligente l'avrei capita.
Puoi considerare il cervello come diviso in tre parti. Intanto, perché c'è sto scheletro? Perché mi fa compagnia? Sono una persona molto sola. Sono una persona molto sola, vero? Una persona molto sola. Ti sei girato, ti ha fatto. Ok, perché mi guardi così? Perché dobbiamo dire la cosa difficile, presta, vero? Presta, sta per scaricarsi la batteria. Ok.